Mauro, il neoliberismo parla alla mente delle persone, no? Dove il nucleo della mente è la paura fondamentalmente. Sì. Beh, sì, una mente che è staccata dal cuore, che non è parte di nulla, è spaventata, è terrorizzata. Ecco, e lì infatti il neoliberismo ha come forza dalla sua pompare la paura dentro il cervello delle persone, ce la pompa dentro, dopodiché con la paura noi non siamo più in grado di ragionare, non siamo più in grado di avere un pensiero critico e oltretutto ci mettiamo a combattere gli uni con gli altri. Sì, siamo alla mercé tra l'altro di chi ci pompa la paura all'interno. Il think tank è un gruppo di lavoro che è molto vicino, e qui veniamo all'altro tema, alla Vox Italia, che è il nuovo movimento partito che ha fondato Diego Fusaro. Ce ne vuoi parlare? Allora, il partito Diego Fusaro è un partito il cui scopo fondamentale è attuare la Costituzione in modo integrale. E dentro questo partito c'è entrato anche Marco Mori, stanno entrando persone diverse che condividono appunto la cosa che dovrebbe essere ovvia per tutti, cioè vogliamo attuarla la Costituzione. Ecco, perché abbiamo la Costituzione più democratica del mondo, veramente è. E i nostri padri costituenti avevano ben chiaro che i totalitarismi del Novecento, fascismo, nazismo, comunismo, erano conseguenze di un modello che c'era dietro, che era il liberismo. Cioè il liberismo, in pratica, detto per chi non ha una particolare competenza, è la speculazione, cioè dare forza alla speculazione. Contro che cosa? Contro il lavoro. Cioè noi diamo valore a ciò che è il massimo disvalore possibile, cioè che un uomo sfrutti completamente il lavoro di un altro. Gli speculatori che lavoro fanno? Ecco, per la nostra Costituzione, gli speculatori non dovrebbero esistere se non in galera, perché sono dei ladri. Ecco. Allora, per la nostra Costituzione, gli speculatori sono tra l'altro vietati in modo palese dall'articolo 47, dove si parla di tutela del risparmio. Ora, com'è possibile tutelare il risparmio se lo dobbiamo mettere in banche d'affari e non ci sono più banche di deposito? Non esistono più banche che proteggono il risparmio, banche pubbliche, banche che sono al servizio del bene dei cittadini, anziché al servizio del bene dei grandi ricchi della terra. Ecco, questo è. Allora, Vox Italia è un partito in questa direzione qua. Possono essercene gli altri, la cosa importante è che però questi partiti facciano questo, cioè questo movimento deve essere così. Ognuno magari ha la sua identità, uno preferisce una cosa, preferisce l'altra, ma qui dobbiamo convergere perché dobbiamo unire le forze che vogliono attuare la Costituzione, cioè vogliono veramente dar voce a ciò che i padri costituenti hanno progettato per noi. Mauro, gli attuali schieramenti politici sono in grado, secondo te, di produrre un cambiamento e comunque portarci fuori dal tunnel in cui ci troviamo? No, perché sono figli del modello neoliberista, fanno finta, però in realtà le leggi che approvano la servitù del pareggio di bilancio, mancano i soldi. Questa storia è una colossale balla. I soldi mancano perché noi siamo finiti nella moneta a debito. La moneta a debito è una schiavitù, finisce la sovranità popolare. Allora, prima cosa è il recupero della sovranità monetaria. Senza la propria moneta, un popolo è in balia dei banchieri. Ecco, questo si vede dalla rivoluzione americana, è chiarissimo, cioè le colonie prima che l'Inghilterra imponesse la sterlina avevano la loro moneta ed erano floride. A questo punto cosa fece? L'Inghilterra gli richiese la sterlina per pagare le tasse, gli imposti e i tributi, non ebbero più la loro moneta, ma a questo punto si ribellarono, ci fu la rivoluzione americana, insomma. E i presidenti degli Stati Uniti, alcuni presidenti degli Stati Uniti, Lincoln, avevano chiarissimo che un paese che ha la propria sovranità monetaria può fare quello che vuole, può appunto costruire scuole, fare ospedali, ma stiamo parlando di
quasi 2 secoli fa, e noi ancora stiamo a discutere su questo. Cioè, se lo guardiamo da fuori, è una tale follia che sembra impossibile che la gente non la capisca.